L'estrema destra sta crescendo in tutta Europa e ha le carte per scombinare gli equilibri politici anche alle prossime elezioni europee. What we have today in Brussels is a bureaucratic monstrum, and that is what we are against. Die AfD noch die einzige und ehrliche Partei ist. Die autoritären Populisten versuchen, die Spielregeln der Demokratie von innen zu ändern. Que é muito fácil dizer com cravos vermelhos e que estamos todos de liberdade. Quem está em casa e não consegue pagar contas, isto digere. Ele diz aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não resolve nada. Vi porto in Germania e in Portogallo. Scopriremo volti e programmi di AfD e Schega. Due partiti, due paesi, un obiettivo comune, cambiare l'Europa da dentro. Ne parliamo su Euronews Witness. Non c'è piazza o strada in Turingia senza un cartellone elettorale. Con le locali a maggio, le europee a giugno e le elezioni statali a settembre, questo stato della Germania orientale si è trasformato in un'arena politica e non in una qualunque. Nel 2023 la Turingia ha attirato l'attenzione per aver eletto il primo amministratore locale di estrema destra dai tempi del nazismo. Il partito Alternativa per la Germania, o AfD, ha forti chance di diventare la principale forza politica nel nuovo Parlamento statale. Eppure la gente qui non ne vuole parlare. Nicht interesse for das. Nee, keine Bildung. Oh, okay, alles klar. Nee, das, nee. Nee, okay. Ohne Ton, ja. Tasto il terreno a Gera, la terza città della Turingia, nota roccaforte dell'estremismo di destra e del lato più oscuro e radicale dell'AfD. Solo un sostenitore dell'AfD accetta di discutere apertamente con noi. Ich bin Rentner und gehe auch noch arbeiten, weil ich habe gerade mal 1000 Euro und da muss ich Miete und alles bezahlen. Das ist sehr wenig. Ich habe 40 Jahre gearbeitet. Das ist die Politik dieses Staates. Wir müssen irgendwas in unserem Land verändern. La frustrazione per l'abbassamento del tenore di vita sta costando caro al partito di sinistra Die Linke, che aveva vinto le elezioni in Turingia nel 2019. Stando ai sondaggi, Die Linke ha quasi dimezzato le intenzioni di voto, mentre il sostegno all'AfD è sempre elevato. Sentiamo cosa ne pensa uno dei candidati di Die Linke alle statali in Turingia. Viele Menschen sind nicht einverstanden, dass sie aufgrund der viel höheren Preise als vor der Pandemie und vor der Kriegsperiode jetzt ihren Lebensstandard quasi senken müssen und die Bundesregierung zu wenige Maßnahmen ergreift. Già dal 2020 le misure antipandemia avevano spinto la popolazione a scendere in piazza. Poi l'inflazione, la guerra in Ucraina e l'immigrazione hanno trasformato Gera in un regolare teatro di protesta antisistema. Centinaia di persone partecipano ogni lunedì da ormai due anni a questo genere di marce, marce organizzate dagli ambienti neonazisti. L'organizzatore di queste note marce del lunedì è Christian Klar, un membro dell'AfD che è legato da anni alla sfera neonazista. A suo carico sono aperte una ventina di indagini anche per incitamento all'odio e a commettere reati. Wenn diese vier oder fünf Bundesländer, wo die AfD an der Spitze sind, können dann beweisen, dass sie was Gutes für das Land tun, dass es in diesen fünf Bundesländern nach vorne geht. Und dann kann sich der angebliche goldene Westen was abgucken, dass es keine Nazis sind, sondern einfach nur gute Deutsche! La sezione locale dell'AfD in Turingia è sotto sorveglianza per i suoi legami con esponenti neonazisti. Una corte locale l'ha riconosciuta come un'organizzazione estremista che persegue obiettivi contrari alla dignità umana e alla democrazia. Björn Höcke, leader dell'AfD in Turingia e principale candidato alle elezioni statali, è stato recentemente condannato a pagare una multa per aver utilizzato durante un discorso elettorale uno slogan nazista vietato. Cinque anni fa un altro tribunale aveva stabilito che Höcke può essere definito un fascista. A livello federale i sondaggi per le europee posizionano l'AfD al secondo posto dopo i conservatori della CDU-CSU. La Germania elegge 96 eurodeputati, il numero più alto tra gli stati membri.
L'AfD punta ad averne 20. Il partito è stato però espulso dal gruppo europarlamentare di estrema destra Identità e Democrazia. La causa? Le dichiarazioni del candidato di punta al giornale La Repubblica, secondo cui non tutti i membri delle SS naziste erano criminali. Maximilian Krah è ancora il candidato di punta dell'AfD per le europee. L'ho incontrato poco prima che scoppiasse la polemica. Mi ha spiegato a che tipo di Europa mira l'AfD. We need more power to the nation states. We need less competences in Brussels. Especially, we need more competitiveness. But we need a common approach when it comes to trade agreements, when it comes to customs, when it comes to the guidelines of foreign policy. La lotta all'immigrazione illegale accomuna le campagne di estrema destra in tutta Europa, ma l'AfD è andata oltre, scatenando proteste di massa a gennaio. Un'inchiesta giornalistica ha rivelato un incontro segreto tra membri dell'AfD e neonazisti per pianificare deportazioni di milioni di persone di origine straniera, la cosiddetta rimigrazione. Maximilian Krah afferma che si è trattato di un malinteso, eppure vorrebbe che l'Europa diventasse una fortezza antimigranti. The first thing is close the borders. Attraverso la rimigrazione? The first thing is close the borders. In 2023, more than 2 million people came to Germany alone. 1.1 million left the country, so we had a net immigration of 1.3 million people. L'immigrazione netta nel 2023 è stimata tra le 680.000 e le 710.000 persone. È diminuita del 50% rispetto al 2022. Krah non ritiene che l'AfD si sia estremizzato, come sostengono alcuni esperti. Eppure anche la piattaforma cinese TikTok ha smesso di raccomandare i suoi video infarciti di dichiarazioni omofobe contro i rifugiati e teorie cospirazioniste. Aber über Jahre hinweg Millionen Menschen von einem Ende der Welt in den anderen umzusiedeln, das ist keine Einwanderung. Das ist großer Austausch. Das ist ein Generalplan, der dazu dient, unser Land so zu verändern, dass wir es nicht wiedererkennen wollen. Cosa pensa della teoria della grande sostituzione? How you name it is your decision. I mean, look at the numbers. The fertility rate of the ethnic Germans is now, I guess, at 1.3. We are dying out. Il tasso di natalità della Germania è di 1,36 figli per donna. Si riferisce a tutte le donne in Germania, indipendentemente dalla loro provenienza. Il termine etnia tedesca è fuorviante e non viene utilizzato nella statistica tedesca. La retorica populista andrà lontano alle europee 2024. Stando ai sondaggi, i partiti di estrema destra e i conservatori radicali potrebbero diventare la terza forza politica nel nuovo Europarlamento. Potrebbero arrivare primi in 9 stati dell'Unione, inclusi Austria, Francia e Paesi Bassi. L'estrema destra potrebbe arrivare seconda o terza in altri 9 paesi, tra cui Germania, Spagna, Portogallo e Svezia. E i leader dell'estrema destra sono già al potere in Ungheria, Italia, Slovacchia, Svezia, Repubblica Ceca, Finlandia e Paesi Bassi. La questione è: la democrazia è in pericolo? Quali sono le conseguenze di questa svolta a destra? Mi sono recata a Berlino per discutere con un esperto di diritto del progetto Turingia. Questo gruppo di ricerca ha preso la Turingia come modello per andare in fondo alla questione. In den letzten 10-15 Jahren in unserer Arbeit beim Verfassungsblog beobachtet, wie Demokratien unter Druck geraten, denn die autoritären Populisten versuchen, die Spielregeln der Demokratie von innen zu ändern. L'AfD potrebbe conquistare più di un terzo dei seggi nel Parlamento della Turingia a settembre. Se così fosse, potrebbe bloccare i voti che richiedono 2/3 di maggioranza. È il caso dell'elezione dei giudici della Corte Costituzionale. E non solo. Auf der Länderebene in Thüringen könnte ein AfD-Ministerpräsident den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen mit einer Unterschrift. Er könnte Einfluss nehmen auf die Kulturpolitik. Im Schulbereich die Schwerpunkte anders setzen. Und das sind alles formal legale Möglichkeiten, die aber unsere Demokratie als Ganzes in Bedrängnis bringen. Gli effetti dell'ascesa dell'estrema destra sono sempre più concreti. In particolare gli attacchi registrati a sfondo razziale sono aumentati costantemente dal 2015. Secondo alcuni esperti, l'AfD è diventata una comunità di supporto per gli atti di violenza degli estremisti. Gli esecutori attaccano persone, ma anche simboli.
come l'ex campo di concentramento di Buchenwald. Die AfD hat deutlich dazu beigetragen, dass geschichtsrevisionistische Diskurse in der Gesellschaft normalisiert werden. Und mit den Folgen davon werden wir hier nahezu täglich konfrontiert. Wir sehen hier Hakenkreuze, die in Hinweistafeln eingeritzt wurden. Hier auch etwas Ähnliches, auch hier wieder ein Hakenkreuz. Und hier hat jemand den Schriftzug Hass, and this means hate. Storico e professore universitario, Wagner spiega che per molto tempo dopo la Seconda Guerra Mondiale la Germania è stata immune dal nazionalismo. L'AfD ora celebra la storia tedesca sminuendo l'Olocausto e i crimini tedeschi. Ne fanno le spese, a suo avviso, la democrazia liberale e i diritti umani. Da un paese dove l'estrema destra è profondamente radicata, mi sposto in Portogallo, dove l'affermazione della destra radicale è un fenomeno recente, portato alla ribalta da un voto di protesta. Questa è l'Avenida della Libertà ed è qui che si tiene la marcia per la commemorazione del 50° anniversario dalla fine della dittatura nazionalista di Salazar. E per la prima volta da allora un partito di estrema destra ha conquistato un ruolo di spicco nella scena politica nazionale. Nel 1974 la rivoluzione dei garofani portò il paese alla democrazia. Quest'anno, alle legislative di marzo, il partito di estrema destra Chega ha ottenuto 50 seggi in Parlamento. È ormai la terza forza politica del Portogallo, un successo elettorale che aleggia sulla marcia del 25 aprile. Nothing means as much to us as freedom, as liberty. Today is a huge landmark, and especially now as the rise of fascism is growing in Europe. Eu tinha 10 anos quando foi o 25 de Abril e, apesar de ser uma criança, percebi que se tinha passado a respirar a liberdade. E ainda me lembro como era antes e acho que nós temos que lembrar, para não deixar Portugal no chão. We might not know what the Portuguese want, but we know what they don't want, and they don't want extremes. Chega non si è presentato alla sfilata, ma il discorso del suo fondatore e leader André Ventura alla cerimonia in Parlamento non è passato inosservato. O regime non gosta di ouvir isto. E vai sempre dizer que são os fascistas, que são os anti-regime, os que não querem celebrar Abril. Meus senhores, do que da nossa parte depender, o vosso poder está a terminar em Portugal. Ho incontrato André Ventura subito dopo il suo discorso. Si è presentato a me come un politico antisistema che mira a riformare la giustizia, il sistema economico e quello politico. Ha criticato l'attuale democrazia portoghese. Nós nunca fomos, na verdade, um país assim super democrático. O Chega foi o primeiro partido em toda a história da democracia a conseguir quebrar o bipartidarismo entre dois partidos, o domínio de dois partidos. André Ventura ha fondato Chega, letteralmente basta, nel 2019. In soli 5 anni il partito è passato dall'1,3% dei voti al 18%. Il leader della coalizione di centrodestra, vincitore delle elezioni di quest'anno, ha rifiutato di entrare in coalizione con Chega. Invece gli alleati populisti del gruppo europarlamentare Identità e Democrazia sono entusiasti. Molti partiti di estrema destra dicono di voler cambiare l'Europa da dentro. E anche la vostra strategia? Io acho che la buona difesa dell'Europa oggi non è querer desmantelar a Unione Europea o acabar con l'Unione Europea. Mas que não podemos deixar que a União Europeia acabe com a identidade de todos os países e que defina coisas como a imigração, a nossa política fiscal, a nossa política económica, o que é que comemos, o que é que podemos comer ou não. Al Parlamento ho incontrato anche la stella nascente di Chega, Rita Matias. Deputata 25enne, al suo secondo mandato, è il volto giovane di un partito che ha raccolto la maggior parte dei consensi nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni. O povo português está cansado, está farto de viver na miséria, de ter os salários baixos, de não conseguir pagar a sua habitação, de ver os seus filhos emigrar. Temos 30% dos nossos jovens fora de Portugal. Rita Matias è stata l'unica donna eletta nel 2022 nella lista Chega. È una parlamentare dichiaratamente antifemminista e antiaborto.
não nos parece fundamental garantir o aborto como um direito, até porque é um direito que conflita com outro direito, que é o direito à vida e que para nós deve ser sempre inalienável. Mas vieterebbe l'aborto? Não acredito que seja possível banir. Importa-me muito mais despertar consciências. Gli immigrati in Portogallo sono in aumento da oltre 10 anni. Ventura ha regolarmente attribuito a questi ultimi le cause dell'insicurezza nel paese, puntando il dito su neri e rom. Per alcuni suoi commenti sui social media è stato anche multato dalla Commissione Antidiscriminazione Razziale portoghese. La questione è: Chega è davvero così pericoloso e xenofobo come molti lo dipingono? È destinato a crescere o è un fenomeno temporaneo? Per avere un'analisi più approfondita sto andando all'Istituto di Scienze Sociali dell'Università di Lisbona. Incontro un ricercatore specializzato in populismo, partiti di destra radicale, media e memoria collettiva. Luca Manucci è a capo di un progetto che studia la normalizzazione dell'estrema destra in Portogallo e Spagna. La domanda per un partito come Chega è sempre esistita in Portogallo, dal 74 ad oggi. Il razzismo, il populismo, sono tutte cose che esistevano, ma non riuscivano a trovare una casa politica democratica con cui entrare in Parlamento. Ora ce l'hanno. Come è riuscito Ventura a far entrare in Parlamento un discorso estremamente radicale? Secondo il nostro esperto, la notorietà di Ventura come ex commentatore sportivo ha dato visibilità mediatica anche al suo discorso politico e il suo passato nelle fila di un partito mainstream di destra, il PSD, lo ha allontanato dall'immagine stigmatizzata della destra estrema. Che cosa comporta l'ascesa di un partito come Chega in Portogallo e a livello europeo? Abbiamo un esempio in Ungheria. Viktor Orbán, Fidesz, il suo partito, per 14 anni hanno potuto implementare le riforme tipiche di tanti altri partiti di destra radicale. In Ungheria non c'è più una democrazia liberale, c'è una democrazia illiberale. È una democrazia per una maggioranza di persone, gli ungheresi, ma che esclude tutte le minoranze. Parto per l'Algarve, la regione meridionale del Portogallo, dove Chega è stato il partito più votato con il 28% dei voti contro il 18% a livello nazionale. La mia prima tappa è la capitale locale del turismo, Albufeira. Io votai no Chega perché acho que tem que haver mudança. Considera Chega come un partito radicale? Não vejo Chega como um partido radical. Acho que ele tem certa razão. Nós temos tido muita entrada de imigrantes. Mi sposto verso aree più rurali. Questa è Algoz, una frazione dell'unica municipalità comunista dell'Algarve. Qui, ironicamente, Chega ha ottenuto nelle ultime elezioni il 36% dei voti. L'amministratore locale di Algoz è del Partito Socialdemocratico di centrodestra e guida questa comunità da 22 anni. Non è sorpreso della vittoria di Chega, in realtà ne è soddisfatto. È bom che per abbanare le mentalità delle persone. Oggi votiamo un partito, amanhã outro. Io penso che la democrazia funziona. L'amministratore locale ritiene che la sua regione sia stata dimenticata dalle autorità nazionali e vorrebbe dare a Chega la possibilità di governare. Calhando até sim, até deviam fazer uma coalizione con Chega. Non vejo assim grande mal, sinceramente. In questo distretto rurale gli agricoltori hanno votato in massa per Chega. Ho incontrato un imprenditore che per decenni ha votato a sinistra, ma ora non più. Eu durante 22 anos eu fiz parte do Partido Socialista. Fui candidato pelo Partido Socialista à Junta de Freguesia de Mecenas. Há 3 anos decidi que chegou a hora de mudar, derivado também aos ataques constantes que o Partido Socialista tem feito ao mundo rural, à agricultura, à caça, à pesca, às florestas. E foi por isso que eu comecei a votar Chega. Nonostante le spaccature, l'estrema destra in Europa è più di un fenomeno passeggero. La questione è: l'ultradestra riuscirà a ottenere un peso tale da influenzare decisioni politiche e leggi nel nuovo Parlamento europeo? Una cosa è certa: lo scrutinio di giugno sarà un test per la democrazia liberale e per l'Europa come la conosciamo oggi.